eccoci qui. Ale, eccoci qui, un saluto al pubblico di Brianza Channel TV. Boni, boni, mamma mia, questi ormai sono già in festa. Allora, benvenuti, sentiamoli. Donne, sono vincitori, onore da me, noi ti domandiamo asilo, asilo. Eccoci qui. Allora, come vedete, l'entusiasmo è ancora vivo, ancora vibrante tra il pubblico, tra arte, spettacolo, scuola di danza, che quest'anno porta a casa un premio importantissimo, vinto qualche giorno fa Dance Italy, un contest organizzato, un contest di importanza nazionale organizzato a Igea Marina, e che volano a New York. Eccoli qui. Come primo premio. Allora, io sono qua proprio con chi ha portato a casa questo premio, con lo staff, con tutti i ballerini, con la nostra coreografa Stefania Fumagalli, a cui do il benvenuto. Allora, dobbiamo andare molto molto rapidi, quindi eccola qui. Allora, dicevo, andiamo molto rapidi perché c'è una carrellata di domande che ho da farvi questa sera, quindi comincerei subito da te, cara Beatrice. Allora, l'Accademia Arte e Spettacolo conta numerose vittorie, mi chiedono qual è il suo segreto? Se non altro è l'amore per la danza, è questa passione che ci unisce tutti quanti, e in più noi siamo una grande famiglia che si mette al lavoro e ci dà dentro. Perfetto, un'ottima risposta, breve, concisa, benissimo. Carissima Jessica, olè. Danza, mi metto fra di voi girls, danza, teatro, canto e musica sono il vostro fiore all'occhiello dell'Accademia, ma che emozioni vi danno queste cose? Allora, emozioni indimenticabili che non si possono proprio dimenticare nella vita. È stato bellissimo questa esperienza e grazie a Seba, a Stefania e a tutto lo staff per aver vinto, abbiamo vinto. E grazie a te Jessica. E poi, lo vedete già, fiero del premio vinto a Igea Marina, il nostro Mr. Sebax. Carichissimo. Allora, carissimo Sebax, c'è un sogno che volete ancora realizzare? Mamma, che domanda, non ero preparato. È tosta questa. Allora, io, a dire la verità, sto ancora sognando ad occhi aperti. E i fans non sentono dietro? Ci spostiamo? Ecco, vabbè, non riusciamo a tenerlo stasera. Vieni qui, non scappare, vieni qui, dici tutto. Io sto ancora sognando ad occhi aperti, un ottimo risultato per la nostra scuola di Lesmo, che appunto vola negli stesi, nella Grande Mela. Rappresentiamo Lesmo, sono felice, è stato un anno particolare per noi, ma la danza è una medicina, fa bene al cuore, allo spirito e alla mente. Grazie a questa meravigliosa famiglia e grazie al corpo di ballo e a Fratelli Fumagalli. E grazie a voi che tenete insomma alto il nome della Brianza around the world, possiamo dire, in giro per il mondo. Va bene, allora vado allora da un altro membro della famiglia Fumagalli. qua voglio un boato, qua voglio un boato. Perché? Perché la nostra Stefania Fumagalli è di colei che ha ideato questa coreografia, quindi una soddisfazione immensa, mi viene da dire. Allora devo farti una domanda: che cosa bolle in pentola però per il futuro, per il prossimo anno, per chi verrà a iscriversi ad Arte Spettacolo? Cosa bolle in pentola? Bisogna aprire quel cassetto e capire un attimino cosa c'è in quel cassetto. Grandi sogni, grandi emozioni, grandi cose. Basta venire da noi, nella nostra accademia, e vedrete cosa succede. Mi riservo di dire tutto perché c'è sempre il segreto e la suspense. Quindi, cosa bolle in pentola? Venite e assaggerete e gusterete questa cosa. Stefi, un'ultima domanda: te l'aspettavi? Me l'aspettavo, cioè, è sempre difficile dirlo perché comunque vai in un contesto nazionale e quindi ci sono tante grandi brave scuole. Noi italiani siamo proprio bravi, siamo creativi, peccato che i cervelli vadano in fuga, è un vero peccato perché abbiamo tante doti, tante qualità.
Me l'aspettavo, è una coreografia che amo e che sento e vedo che piace, quindi anche parlandone mi vengono i brividi, per cui se a me vengono i brividi probabilmente anche gli altri probabilmente capiscono quello che ho io e capiscono dalla coreografia cosa che voglio esprimere, quindi me l'aspettavo. Forse, non lo so, ci speravo. Devi fare un bel applauso alla nostra Stefania. Ma io vedo, chiedo scusa, io ho un'ultima domanda tra l'altro da fare. Un altro membro della famiglia Fumagalli, nata, e venga qui, non sfugga, carissima Natalina Fumagalli, eccola. Allora, la domanda a bruciapelo, vedi, ti abbiamo presa con la forza. Non ero pronta. Senti, da presidente, domanda proprio da 1 milione di euro, qual è il vostro punto di forza? Il nostro punto di forza, l'ho ripetuto ai nostri genitori in questo giorno, ieri perlomeno quando eravamo a Igea Marina, P gigantesca, grossa così, per passione, e A grande così come amore per la danza e soprattutto il gusto di stare insieme a questi ragazzi che sono meravigliosi. Questo è il nostro punto di forza, credo perlomeno. Certo, allora grazie allora anche a Natalina Fumagalli. Allora, io direi buoni, perché direi che questo è quello che avete visto, l'entusiasmo che si respira qui all'ESMO questa sera, l'entusiasmo che ci hanno portato i ballerini di Arte e Spettacolo, che ringrazio e a cui faccio davvero i complimenti. E allora, che dire, con questa bella immagine di quasi, diciamo, metà luglio, con questo clima di gioia, di festa, noi vi salutiamo, grazie a tutti, grazie a Brianza Channel TV, alla prossima!